che è l'attività motoria che viene chiamata AFADEI, attività fisica adattata, e quindi oggi è la giornata dell'AFADEI organizzata dal Comitato Territoriale WISP di Grosseto insieme alla Società della Salute Colline Metallifere. Stamattina vedrete un po' di persone, non tutte, perché le persone che fanno i nostri corsi sono oltre 200 qui a Follonica. Stamani ce ne saranno 80, credo. Non so se sono le più brave, se sono quelle o più bravi o se sono quelli che si sono resi disponibili. Questa attività è fortemente promossa dalla Regione Toscana e dalla ASLE perché mette insieme più valori. Intanto il valore di muoversi, di fare attività fisica che ci viene segnalata da tutti come l'Italia è un paese deficitario da questo punto di vista. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ripete quotidianamente che siamo diventati un paese di sedentari, di gente che non si muove, di gente che deve fare più attività. Secondo luogo, questo permette di socializzare, di trovarsi insieme, di parlare, di conoscersi e magari riscoprire anche vecchie amicizie, oltre che poi condividere tanti aspetti della vita sociale ed economica della propria città. Quindi io colgo l'occasione prima di iniziare, la nostra esibizione durerà circa 40 minuti. Io di ringraziare intanto gli istruttori che ogni anno si prodigano per arrivare a questo finale, quelli che sono presenti e quelli che non sono più di essere presenti, ma ringrazio anche tutti coloro che stamattina non sono qui per varie ragioni, ma che comunque ci hanno accompagnato per tutta la stagione. Ringrazio la Società della Salute per il contributo, soprattutto il sostegno che ci dà nello sviluppare questa attività. E ringrazio anche l'amministrazione comunale che ogni anno ci dona questa bellissima piazza in modo gratuito per fare questo bellissimo spettacolo. Ho qui insieme a me la dottoressa Dominici, che è lei delle Colline Metallifere, ma è una dirigente della ASLE, al quale passo la parola perché sicuramente dirà cose da un punto di vista salutare molto più interessanti delle mie. Grazie e buon divertimento. Allora, buongiorno. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui e ringrazio tutti coloro anche che mancano perché magari hanno motivi familiari. Sono il rappresentante del direttore della Società della Salute, che è il dottor Trifoglio, che è anche il responsabile poi della struttura del distretto qui di Follonica, e io sono la responsabile delle cure primarie, cioè sono il primario di tutto ciò che riguarda territorio e rapporti territorio-ospedale. Quello che dico grazie anche rappresento i vostri medici oltre a rappresentare voi, perché il nostro lavoro è quello di rappresentare le persone a vari livelli, da piccolini, tutti, cioè noi abbiamo varie situazioni di bisogno che si cerca a cui si cerca di rispondere. Specialmente però il bisogno arriva nell'età evolutiva e non certamente con chi sta in questo momento, però si cerca che questa età evolutiva, come si dice, o diversamente giovani, arrivi il più tardi possibile. Più tardi possibile sono gli stili di vita che non sto a rinnovare perché tanto lo sappiamo tutti, e però il moto, la ginnastica è quella che leggete anche su tutti i giornali, i giornalini, e quindi vi ringrazio tutti e tutti quelli che ascoltano, e ringrazio anche i medici che la propongono perché è la forma meno costosa anche dei farmaci. Perché? Perché l'attività motoria adattata certamente ai nostri fisici, perché anch'io non sono una cinquantenne, e quindi è giusta per il nostro fisico, gli dà la giusta ossigenazione invece di ricorrere poi a cure più costose con farmaci, e in due modi, cioè con l'attività fisica perché si ossigenano tutti i muscoli, l'attività diciamo nostra di essere indipendenti, di ricavarci uno spazio per noi in quell'ora che si va a socializzare, e in effetti si socializza. Io vi ringrazio, ringrazio anche a nome di ringrazio i medici che ve la segnaleranno, ringrazio il direttore Trifoglio, ringrazio Sergio che gli dà l'anima e il cuore tutti gli anni,
gli istruttori e principalmente voi. Grazie.